Ma buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi JupiterTubers, eccoci qui sulla carriera allenatore con l'Inter ragazzi. Colgo l'occasione per salutare Nedk2532 che ha chiesto di salutarlo, quindi ciao. Andiamo un attimo nella crescita, sulla crescita giocatore, aggiungiamo un po' gli esercizi così vediamo. Intanto, una cosa che hanno aggiunto in questo film è giocatore promettente, credo, non mi sembra di averlo mai visto. Icardi lo alleniamo subito con sempre tiratore infallibile, ragazzi, che deve sicuramente migliorare la finalizzazione e anche la potenza di tiro. Meglio uno contro uno. Simula tutto. Vediamo cosa ci capiterà, cosa ci capiterà. Ah, povero Alex Telles. Mette tutte le sessioni, torna la settimana per riportare una nuova sessione. Ok. Icardi si è preso una bella A. Con doppia una bella A. CD. Ci hanno accettato l'offerta per Çalhanoğlu. Riccardo Alves, ce lo buttiamo via così. E Cornei. Ho esaminato? Non credo che possa. Ma va a cagare. Guarda testo figlio di papà. Gli diamo 10.000 a settimana. Durata 5, giocatore importante, prima squadra, giocatore per il turnover. Proviamo a lasciare così. Avanza offerta, 10.000, ok. Il bonus per il gol, no ragazzi, perché è un attaccante. Non lo metto mai gli attaccanti, perché boh, è il loro lavoro, quindi guadagnerebbero molto di più. Oh, hanno accettato anche l'offerta per Çalhanoğlu. Vediamo cosa dargli. Proviamo 80.000 come chiede lui. Proviamo a dargli lo stesso che chiede lui. Giocatore importante, prima squadra. 21 anni, COC a posto. Ci arriva un'offerta incredibile per Medel. 23 milioni. No. Cosa faccio adesso? Non vorrei vendere Medel, però, cioè, 23 milioni sono veramente una caterva. No, come faccio? Accetto o no? Magari mettiamo controfferta 25. Se arriva a 25 lo vendiamo, cioè, niente da fare. 25 milioni sono tantissimi. Nicola Somma, aggiornamento da Germania. Abbiamo esaminato il prezzo e il cartellino per Game Del. Ah, ok. Vabbò, vabbò. Controfferta ricevuta di Çalhanoğlu che incomincia a rompere le balle. Vuole 110.000. Vabbè. Dai, diamogli sti 110.000 perché la gente incomincia a rompere le balle. Poi non viene più, magari lo comprano altri. Intanto, offerta per Tielemans. Acquistare questo giocatore perché sarà veramente, veramente una bestia umana. Sarà una bestia, ragazzi. Fidatevi di me. 10 milioni, proviamo per il prestito con diritto di riscatto a un anno. Bonus per gol 5%. Vediamo se me lo accettano così o se no devo inventarmi qualcos'altro. E ci hanno anche comprato Juan Jesus. Stiamo vendendo tutti, Ranocchia, Juan Jesus. Non pensavo l'avessero mai accettata. 16 milioni per Juan Jesus. È veramente una cosa incredibile. Intanto, vediamo qua. Simone, offerta accettata. Ragazzi, sì. Sì, cavolo. Tielemans, 15 milioni. Sarebbe un affarone. Ve lo consiglio assolutissimamente. È uno dei giocatori più forti, uno dei prospetti più forti. Proviamo futuro componente della prima squadra, mi sembra accettabile, ha 18 anni. Non è che possiamo dargli subito le chiavi del nostro centrocampo. Avanziamo, avanziamo. Tielemans non si è fatto più sapere niente. No, trattati. Ah, vabbè, 13 milioni e 500. Easy. Non ce lo possono pigliare, eh. Non ce lo possono pigliare perché sennò mi arrabbio. Però dovremmo a questo punto cercare un difensore perché
Ranocchia è andato, Juan Jesus pure, ci hanno fottuto due difensori, ma ho voluto darglieli io, Ranocchia sicuro. Juan Jesus ho provato ad alzare l'offerta in una maniera incredibile, c'era scritto massimo tipo 13 milioni, ne ho messo 16, hanno accettato lo stesso, proprio in Olanda ragazzi, perché l'Olanda riserva sempre qualche sorpresa, magari qualche difensore buono lo troviamo, perché siamo a corto adesso, siamo tre difensori credo, Vidic, Murillo, Miranda e basta, sì, tre difensori. Ranocchia è andato, Juan Jesus era molto utile perché poteva fare anche il terzino sinistro al posto di Telles, però non potevo rifiutare un'offerta di 16 milioni, dai. Gliel'ho messa lì scherzando, pensavo non l'avessero mai accettata, non l'avrebbero mai accettata, ma invece è andata davvero. Gli attributi li lasciamo così, cerchiamo solo un difensore centrale, 16,50, vabbè. Sarebbe bello trovarne uno in scadenza così da pagarlo veramente poco. Però chi se ne... Avanziamo, sempre più vicino all'Atalanta. Aggiornamento da Cermanen. Cermanen, giocatore venduto. E va bene, Ranocchia a Leicester. Controfferta. No, non ci hanno accettato. Infami. Intanto avanziamo. Anzi non avanziamo più ragazzi. Tielemans, ma che fine ha fatto? No, perché io avevo fatto l'offerta, c'era scritto controfferta. No, ce l'ha preso il Napoli? Non ci credo. No, che figura. Volevo comprarlo a tutti i costi. Proviamo a offrirgli, boh, non lo so. Proviamo a offrirgli. Ha pagato 13 milioni e 500, Che figura del cacchio. Proviamo a offrirgli 17 milioni, così. Non ci posso credere. Come è andato al Napoli? Intanto siamo arrivati alla partita con l'Atalanta, ma Tielemans, boh. Penso che il Napoli non ce lo accetti l'offerta, perché obiettivamente l'ha appena comprato. Magari ci riproveremo nel mercato di gennaio. Intanto rivediamo un attimo la formazione. Non mi piace quel Kondogbia centrocampo a destra. Magari mettiamo Brozovic fuori per Guarin. Vidic, Murillo titolare ragazzi. Murillo assolutissimamente titolare. Cornet ci sta in panchina. Guarin a passo di Brozovic. Kondogbia vertice basso del rombo. Per ora utilizziamo ancora il 4-3-1-2. Magari se ci fosse qualche difficoltà nel corso della partita allarghiamo e mettiamo 4-3-3. Per ora Gnoccuri lo lasciamo in tribuna. E direi che possiamo incominciare la partita. Gioca partita, leggenda, 6 minuti, pioggia. San Siro, stadio San Siro, stadio Meazza in Milano, Inter contro Atalanta. Siamo pronti per incominciare questa nuova avventura, questa nuova avventura nel campionato di Serie A. Speriamo ovviamente di cavarcela, almeno la prima. Non so come reagisca leggenda anche in campionato, perché dalle prime partite ho visto che se la passano molto i giocatori, però il possesso palla del computer è un po' inutile, devo dire. Quindi magari riusciremo a far bene anche in questo campionato, dopo aver vinto, vi ricordo, la Coppa Estiva contro lo Stoke City, contro l'ex Shaqiri. Intanto subito l'Inter con Felipe Melo, giriamo palla con Dobbia sinistra, Alex Telles rientra e poi va da Perisic, che è il perno alto del centrocampo nerazzurro. Riccardi, subito una finta a Riccardi, Dramé, Lopedina, Kondogbia, Guarin, no, passaggio sbagliatissimo. Palla per Felipe Melo intanto, quando sono già al 12esimo, ragazzi, passa in un lampo. Icardi, mamma mia, prima occasione per l'ex capocannoniere, cioè comunque il capocannoniere dell'anno scorso, caspiterina, no, chiudi Santon Grande,
palo di Santon, ultimo uomo, però vabbè, era la Madonna, addirittura giallo per Santon. Giallo per Santon, non me l'aspettavo, ma vabbè. Vai Guarin, palla per Icardi, non ho molto spazio. Aia, dobbiamo ricominciare da dietro. Guarin, Melo, Jovetic, sali Telles. Grande Alex Telles. Telles, un dribbling, se ne va, rientriamo. Vai, grande, rigore. Sì, cacchio ragazzi, rigore al trentesimo. Telles, oh, ma è un fenomeno Telles su quella fascia, la ara tutta. Qua clamoroso, Mitchell, gli mette un polpaccio nello stomaco. Icardi, olè ragazzi, 1-0, incominciamo subito così, prepotenti. Inter 1-0 al 32. Grandissima l'azione di Alex Telles, che anche nel precampionato aveva guadagnato un rigore praticamente nello stesso modo. Icardi lo mette di giustezza. Il primo l'avevamo sbagliato con Jovetic, mi ricordo, contro lo Stoke. Ma qua non si sbaglia in campionato. Allora, 1-0 Inter. Vediamo se riusciamo subito a chiudere la partita dopo la mezz'ora. Con Doppia non abbiamo molto spazio, ricominciamo da dietro. Vediamo di costruire delle azioni importanti e anche fatte per bene. Guarin, palla per Felipe Melo. Con Doppia vediamo che sale Alex Telles. Grandissimo il servizio per Alex Telles. Rientriamo, vediamo se c'è qualche spazio. Felipe Melo con Doppia, tutto di prima. Ma vediamo come giochiamo bene però. Guarin chiuso. Perisic sbaglia. Con Doppia, lancio lungo. Jovetic sbaglia il controllo, ma poi riesce a recuperare il pallone. Guarin vede Perisic. Corre Ivan. Vai Ivan. Rientra sul destro. Attenzione Perisic. Mamma mia, Icardi, il tiro clamoroso. Ragazzi, clamoroso. Autogol. Eh sì. Mamma mia, 2-0. Ma cosa ha fatto Perisic? Rientra sul destro. Portiere para, Icardi col tapin. Ma poi c'è Masiello. Credo sia stato Masiello che l'ha buttata nella sua porta colpendo il palo. Senza tanti sforzi riusciamo ad avere il doppio vantaggio. Con la corsia laterale. Ed eccitelo. Attenzione Telles. Grande Telles. Usciamo dalla situazione difficile ragazzi. Guarin, Icardi. Icardi, Montoya. Montoya della Rosa Ramirez. Non abbiamo più spazio. Torniamo indietro, ricostruiamo. Con Doppia, Brozovic, Perisic, Jovetic, tutti Nic. Attenzione, Brozovic rientra, passa la Jovetic. No, ragazzi, che azione che sta venendo fuori. Mamma mia, che azione. Stavamo entrando proprio con un coltello nel burro. Felipe Melo non ci arriva. Allora Brozovic, Miranda, rientra, sbaglia. Guarin al rigore, Guarin, doppia finta, Guarin, la conclusione, il tiro, il portiere il palo, credo. Vicini al gol, non ci vogliono far fare questo 3-0, Jovetic, palla per Jason Murillo, Guarin ancora, niente, non può segnare, il Guarin. Allora ancora, yo-yo, dalla bandierina, 9 tiri a 3. Abbiamo dominato questa partita con Perisic che prova l'incornata alla fine, ma non ce la fa. E allora finisce qui ragazzi, finisce qui. Prima partita in campionato, prima partita in Serie A. Inter vince 2-0 sull'Atalanta con le reti di Icardi su rigore. Poi l'autogol sfortunato di Masiello. Abbiamo praticamente dominato questa partita, 10 tiri contro 3. Possesso palla pure nostro e pareggiano tutte, incredibile. Ma è assurdo, hanno pareggiato, qualsiasi squadra ha pareggiato. Ah, non vedo però la Juve. Ah, la Juve quindi ha perso. Lazio, Inter, Verona, Udinese, punteggio pieno. E vabbè, direi che possiamo chiudere anche qui il video. Così nel prossimo andremo con le prossime partite di campionato, magari alleneremo qualche altro campione e prenderemo dal mercato, vedremo le ultime occasioni. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, voi mettete un mi piace, commentate, condividete, fate tutto quello che volete e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Da paura ragazzi!